Entra in vigore oggi il cashback, volevo sapere se vi eravate attivati. Sì, ci eravamo attivati con grande difficoltà perché in realtà l'app non funziona benissimo, però oggi siamo riusciti. Oggi siamo riusciti, quindi da oggi contiamo di utilizzarlo se funziona. Quindi siete riusciti a concludere tutta la pratica, quanto ci avete messo? Parecchio. Qualche giorno, perché l'avevamo scaricata qualche giorno fa. Però poi dava i soliti intoppi che sono già stati ampiamente comunicati dai mezzi di comunicazione, però poi ieri sera o stamattina... Sì, ci sono gli aggiornamenti, ogni volta che fa un aggiornamento bisogna aggiornare l'app. Io ho comprato una volta un ago, per cui neanche una siringa ad Amsterdam, prezzo 7 centesimi, ho pagato col banco, ma perché non volevano crediti. Siete riusciti a concludere tutta la pratica? Sì. Con un po' di difficoltà, cioè diversi tentativi, però sì, alla fine. Quanto ci avete messo? Oddio, abbiamo cominciato a provare al mattino, nel pomeriggio abbiamo fin fatto. Sì. Sì. Quindi non particolari problemi, un po' di code, niente più. Sì. Poi vediamo se funziona davvero. Siete pronti oggi a cominciare a sfruttare l'opportunità? Sì, subito. Ho scaricato l'app io. Tramite un'informazione di un telegiornale che mi ha dato, e adesso devo attivare un attimo le credenziali Speed. Quando riuscirò a farlo, credo che lo utilizzerò da oggi. Mi sembra un buon modo per come dire, evitare l'utilizzo di contanti e quindi avere un po' tutto tracciato. Io da sempre uso sempre la carta, quindi per me è normale, magari per chi ha un'età dai 50 anni in su risulta un po' più difficile questo sistema. Non l'ha ancora scaricata l'app? No, non ho scaricato niente, forse non scaricherò niente, perché io a me piace che andare in un posto anche comprare tipo le sigarette, un caffè che paghi col contante, così. È giusto che... E se vogliono, diciamo, controllare tutto uno quando spende, è giusto che quando uno va, che lo scontrino che devono fare è obbligatorio. Lo farei se non fosse così complicato registrarsi come Speed. Sì, ci sono tante code, può darsi che diminuiranno nei prossimi giorni, pensate di provarci? È complicato comunque. Io non ho il telefono che posso farlo, me lo devo comprare e poi farlo. Io uso solo la carta, il bancomat. Quindi la considera un'iniziativa utile questa? Ma direi utile per me perché non tocco più i soldi. Quella perché anche i soldi sono infettati e io non voglio più toccare. Anche se spendo 10 euro, 1 euro, sempre il bancomat.